Ciao ragazzini, a presto. Stiamo appena scendendo. Ecco una missingata in diretta. E di nuovo una seconda Mister Bingata. È bello vederla in diretta. Inizia a scendere, tu non so? Da mezz'ora che sono pronto, tu inizia a scendere. Io inizio a scendere, adesso. E niente, adesso faccio una bella scena. No, signorina, devi aspettare, aspetta a me. Togli quel foglio, Straccialo a terra. Che hai detto? Il signorino è un bellissimo ragazzo e lo so. No, non ho detto che è un bellissimo ragazzo. Che cosa stavi dicendo? Che sei una perdita di tempo. Io? Sì. Oh ragazzi, detto alle 7 scendiamo. Io... Così. Le 7. Dai. Ho fatto un piccolo riposino. Non si svegliava. Un riposino mai. Che non mi svegliava mai. Ma che fa ragazzi quando uno ha sonno? È meglio dormire. E poi aprile è dolce dormire. Allora ragazzi, missione fatta. Compiuta. Ho lasciato un po' di curriculum. Ragazzi, come ogni sera ci trovate qui nella nostra cucina dove si preparano delizie, guardate. E guardate qui ragazzi, guardate. Alette e coscette di pollo. Ma cos'è questo? Petto di pollo. Diciamo che è la pizzaiola. Mancherebbero un po' di cose, tipo capperi. Capperi, però. Siccome non li mangiamo, non li mettiamo. No, tu non li mangi, io li mangio. Siccome io non li mangio, non li metto. Ok. Vabbè, vedi. Poi dici che non mi devi leccare il piede, poi. Cammina, go. E se metto una... Un po' di velato, la facciamo il piede alla pizzaiola. Il piede alla pizzaiola, no. Ma chi è? A chi piace i piedi? E datevi i piedi, basta. No, no, non guardate quei video, no. Disturbano la mente. Io li vedo ogni giorno. Immaginatevi come è disturbato lui. Sono momentaneamente assente. Beh ragazzini, lì ci sono anche tarallini, tipo ristorante proprio. Pane paesano e tarallini, dai. E sono proprio ammuffiti i tarallini, come proprio quelli del ristorante. Che vai? Beh ragazzini e ragazzacci, buon appetito. Buon appetito. Devo scendere il cane, ma è possibile? Andiamo. Cioè, ma è possibile che deve correre? Guarda, con gli abbaglianti corre. Lilli, vieni qua. E continua, vedi? Abbaglianti? Beh, andiamo? Andiamo, vieni qua. Beh, ragazzi, se riesco a scendere. Cioè, se riesco a prenderla. Spegni gli abbaglianti. Alla fine ce l'ho fatta a scenderla. Si è calmata. Il nostro Ferrarino. Andiamo? Cuoricini alla Nutella. Mamma mia, come si fa? Vedo che non ti sono piaciuti, no? No, non mi sono piaciuti. Devi fare gli altri, devi fare. Ci penserò. Ragazzi, stiamo cercando su questo giochino il genio. Se ci sono i vari youtubers famosi. Siccome noi siamo famosi, non siamo ancora per famosi. Avere 21 iscritti buoni, perché i nostri iscritti sono... Io invece devo fare quello mio, che c'ho 130 iscritti. Bah, non credo. Io ho i conosci di giorno. Che significa?
Comunque stai dicendo, no? I nostri iscritti sono buoni. Pochi ma buoni. Se erano in più, erano tutti buoni. Stavo dicendo, no? Stavo facendo questa qua la Nutella. Qui c'è la poverella, la piccola fiammiferaia che vuole. E niente, ci vuole un altro baratto, veramente. Sta quasi per finire. Beh, io mangio. Voi purtroppo potete solamente guardare. Oppure farveli voi i biscotti a casa e comprarvi la Nute. Ciao. Beh ragazzini, noi ci accingiamo ad andare a letto. Lilli, ci accingiamo ad andare a letto. Domani voglio alzarmi presto, massimo le 6. La mattina successiva, che è l'indomani. Che ore sono? Sono le 12. No, ve la tenete presto. Voglio alzarmi presto perché ho un sacco di cose da fare. Quante luci accende? Quante luci sta accendendo? Questo è il mio computerino. Vedete quante cose c'ha? Comunque, ho un sacco di cose da fare. Qui chiudiamo. Beh, vediamo lì a che punto sta. Sto prendendo il pigiamino. Tu che fai? Ho messo a caricare il cellulare. Ho messo a caricare il cellulare, prendo il pigiamino. Il pigiamino del Palermo è quello? No. È rosa? Del Napoli. Del Napoli. Napoli. Ma non è veramente l'ese. Perché poi vi faccio vedere che c'è. Ma io sono un ragazzo bellissimo, guardatemi. Oh. Vi faccio vedere che c'è scritto Napoli. Com'è? Vi faccio vedere. Beh. Che c'è scritto Napoli. Forza Napoli. Ah, Napoli. Napoli. Forza Napoli, forza Sud! Ecco, forza Sud, Napoli. Pure Napoli, dai. Mi piace Napoli. Ragazzi, vedete, ho messo lo smalto. Vedi, questa mano è più femminile. Questa mano non la faccio vedere, è più maschile. Perché? Che c'è quella mano? Non lo so, la vedo molto più grande. Ma che c'hai qua? Ma questa è sempre... Questa mano la vedo sì. Molto grande. Sì. È normale che c'è questo... Sì, perché è normale che questa mano è più femminile, guardate, più... Sì, ma è lo smalto che fa cacare. No, ragazzi... Sembra che ti sei colata nel... Hai colato la mano nel rame. È il colore che è così, qual è il problema tuo? Ma non te lo sai neanche mettere lo smalto. Non lo so mettere, vabbè, però tu non ci starei a infierire, voglio dire. Ma vedi che sta bene comunque. Ragazzi, che dite voi? Che poi non è che si vede così lo smalto, si vede allontanato. Sì. Riflette proprio, abbagli. Se c'è il sole le fa. Mi rifletto. Stasera abbiamo mangiato come porcini, stasera. Comunque, ragazzi, dico grazie a Vincenzo e Andrea Giusi che hanno detto no alla proposta di ieri. Bravi. Danielino non hai risposto tu però, eh. Danieli, guardami negli occhi. E anche Alessandro Riccioli. Potevi dire la tua, tanto ormai siamo fra noi, stiamo, cioè... Ragazzi, guardatemi negli occhi. Stiamo diventando una piccola famiglia, dai. Tu mi conosci, sai che non farei mai una cosa del genere, quindi non ti azzardare a dire sì. Per quanto riguarda... Alessandro Riccioli. Alessandro Riccioli, non ti conosco, non ti permettere. Anche perché, anche se saresti l'unico a dire di sì, io non lo farò. Perché la maggioranza vince. Alessandro, di di sì, lecca il piede a Saverio. Ma tanto non lo farò, perché la maggioranza è no. E no. E no. Detto questo, per me può finire tutto. Dormirsi in la cama, darsi risa in tua alma, ma tossito nel clou, noi non mica. Basta! Comunque, sta diventando una piccola famiglia. Dai, dai. Come una cosa... Tutti devono dire la loro, o giusto o sbagliata, ovviamente non offensiva, cioè, poi lì si cade proprio nella bassezza. Del ridicolo. Del ridicolo.
Però voglio che tutti, chi veda il video, lasci un commento. Ho fatto la cartolina apposta per far vedere le pagine. SL85 su Facebook, Instagram. È una parola troppo difficile per te. Com'è? Knam. Ernst Knam. Dai, amico tuo quello. È amico mio. Lui mi dice a me, Saverio, io voglio che tu vieni alla mia pasticceria. Ancora qua, te l'ho trovata. E io dissi, no, Knam, no. Io non volevo venire alla tua pasticceria. Perché devo fare video su YouTube. E da quel giorno io non andai più da Knam. La bugia. Magari mi chiamava Knam. Knam, so fare i cornetti, eh? Si sa fare i cornetti. Sì, non c'entra niente. Perché lui è... Sa farci dei cannoli. Lui è di cioccolato. Sa farti i cornetti di cioccolato. Basta, me. Va bene, ragazzi, dai. Prima di mettermi il pigiamino io e lei... Vi diciamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di mettere un favoloso mi piace, di commentare sulla pagina Facebook, di condividere e niente, dai, vi voglio bene ragazzi tutti quanti, vi vogliamo bene, peccato che Lucia non mi lecchi i piedi, peccato, perché sta quasi per finire la Nutella, almeno quel poco di Nutella che è rimasto lo mettiamo. No, guarda, non esiste. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte, ciao ciao. Ciao. Qualcuno vuole un panino al burro? No, non lo vogliamo. Con la Nutella che... No, non lo vogliamo. Ciao. Un po'.